thank <music> you Da Roberta Sias in diretta su Cusano Italia TV, canale 264 del Digitale Terrestre. Nuova puntata di una mela al giorno, ancora una volta il programma dedicato alla salute e al benessere. E oggi vi parliamo di tecnologia, l'applicazione della tecnologia che sta trovando proprio nella sanità un terreno molto fertile e sta in qualche modo anche rivoluzionando le tecniche delle operazioni chirurgiche, rendendole meno invasive. C'è proprio una bella notizia che è comparsa ieri. Che è giusto insomma dare, essendo proprio un programma dedicato alla sanità, perché a Torino, alla città della salute di Torino, pensate. Grazie a un robot si è riuscita a, a sportare un, guardate qui la notizia, un tumore maligno renale a una bambina di 4 anni senza rimuovere, l'intero organo dopo la ricostruzione in 3D. L'operazione, la prima proprio in Italia, insomma, che, che si è svolta, è una delle poche al mondo, secondo i stessi sanitari, che l'hanno effettuata. È durata tre ore ed è perfettamente riuscita. Dopo pochi giorni, infatti, la piccola è stata comunque eh, dimessa. È una notizia molto importante che ancora una volta fa dimostrare come non, non tanto che abbiamo dei robot che vanno a sostituire comunque l'uomo o il medico o naturalmente il chirurgo, però possono supportare, possono rendere meno invasiva un'operazione un e noi oggi partiamo proprio da questo perché poi l'applicazione della chirurgia robotica c'è in diversi campi della chirurgia, nella chirurgia ortopedica, in questo caso c'è cioè la chirurgia per esempio generale, quindi si parla insomma di Addome e comunque reni. Andremo ad approfondire l'argomento in particolare oggi della chirurgia ortopedica, ma prima di farlo andiamo un po' a vedere anche quando arrivano i robot in sanità. Quando è che per la prima volta si parla di una chirurgia, per esempio, robotica, delle sue applicazioni? E quali sono i vantaggi sia per i pazienti ma anche per gli stessi operatori sanitari? Ve lo spiega Pina Giordano. La rivoluzione nella sanità è cominciata nel 1999, è allora infatti che prende forma la robotica chirurgica e si assiste allo sviluppo e al lancio del primo robot per chirurgia assistita. Un settore che oggi sta avendo una forte accelerazione, basti pensare che il mercato dei robot in campo ospedaliero è stimato in più di 3,5 miliardi di euro. Una cosa è certa quindi, la sanità in futuro sarà sempre più permeata da assistenti e medici robot. L'intelligenza artificiale applicata all'healthcare è infatti un mercato in pieno sviluppo che produrrà un giro d'affari di 6,6 miliardi di dollari nel 2021. Il primo robot per la chirurgia assistita della società statunitense Intuitive Surgical porta il nome del genio italiano Leonardo da Vinci. Il robot da Vinci consente di svolgere interventi chirurgici in laparoscopia con estrema precisione. Il medico può dirigere e controllare l'intervento da una console e muovere così a distanza gli strumenti chirurgici tramite braccia robotiche. La robotica chirurgica si avvale dei progressi della robotica biomedica per rendere più efficace e meno rischioso il lavoro del chirurgo in sala operatoria. Ma la robotica biomedica è un ramo della robotica molto vasto che comprende diversi tipi di robot dalle molteplici applicazioni. Macchine capaci di assistere il chirurgo durante le operazioni. Robot telecontrollati con tecnologie dette di telepresenza che permettono al medico di operare a distanza, la radioterapia robotica rientrano nella categoria anche le sofisticate apparecchiature per analisi biologiche utilizzate nei laboratori, per non parlare delle molte sedute di riabilitazione affidate ai dispositivi robotici. E i vantaggi sicuramente per molti in termini di invasività dell'operazione. I robot medici supportano le procedure minimamente invasive, il monitoraggio su misura e frequente per i pazienti affetti da malattie croniche, le terapie intelligenti e l'impegno sociale per i pazienti anziani. Inoltre, grazie ai robot in grado di alleviare carichi di lavoro, gli infermieri e gli altri operatori sanitari hanno la possibilità di offrire ai pazienti una maggiore empatia e interazione umana. Elementi che possono favorire il benessere a lungo termine. Non solo, i robot di servizio semplificano le attività di routine, riducono le esigenze fisiche del personale umano e garantiscono processi più costanti. Insomma, non saranno mai sostituti dell'uomo, ma potranno darci una grande mano nel futuro. Ecco, come ha detto la nostra Pina Giordano, potranno darci una grossa mano. Andiamo a vedere innanzitutto qual è il contributo fondamentale che danno, per esempio, all'interno di un'equipe ortopedica. Stiamo parlando di un robot in particolare, il robot Navio, presso l'Ospedale San Carlo di Nensi a Roma, che è uno dei centri insomma, di riferimento. Lo ricordiamo, al Centro Sud, proprio per la chirurgia robotica. Ed è diventato inoltre un polo, un polo fondamentale di formazione per proprio per l'ortopedia eh, robotica. Insomma, è un un po' che è tutto da esplorare. Andiamo a capire anche chi è questo Robert Navio che oltretutto è stato utilizzato in 200 interventi di chirurgia robotica protesica per l'impianto del ginocchio. Andiamo a scoprire chi è e quali sono anche i vantaggi per esempio all'interno di un'equipe ortopedica e in termini anche di operazione naturalmente chirurgica. Lo facciamo con il dottor Mario Tartarone che è il direttore del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale San Carlo di Nenzi. Eccolo qui, benvenuto. Grazie e buon pomeriggio. Grazie per essere qui con noi. Addirittura Grazie 200 interventi di chirurgia robotica protesica per l'impianto di un ginocchio. È fantastico già insomma, a, a, comunque dirlo e naturalmente anche nel descrivere l'operazione. Però ormai si è arrivati addirittura, proprio nell'operazione chirurgica ma anche protesica, a un qualcosa che fino a poco tempo fa era inimmaginabile. Sì assolutamente, diciamo che noi abbiamo sposato questa te tecnologia e abbiamo voluto fortemente averla nel nostro istituto che già da anni è un centro di riferimento come sulla protesica di ginocchio, infatti siamo il primo centro a Roma oramai da 4-5 anni come numero di protesi di ginocchio, proprio per migliorarci proprio per avere un ausilio in più eh, nel, nei nostri interventi Abbiamo sposato questo tipo di tecnologia tramite questo robot navio che utilizziamo oramai da circa un anno e abbiamo già eseguito più di 200 interventi eh, con l'assistenza di questo robot proprio per migliorarci noi, quindi per perfezionarci e per poter sfruttare al massimo quelli che possono essere eh, gli aiuti e quindi i miglioramenti che oramai sono costanti in questo campo. Ecco, lei parla, dottore, di eh, miglioramenti. Quali sono appunto i miglioramenti che può apportare all'interno di un'equipe ortopedica? In questo caso si sta parlando di chirurgia protesica, appunto del ginocchio che poi è in continua crescita. Ma il vantaggio reale, il vantaggio fondamentale direi io, che oggi ci consente di avere questo tipo di tecnologia, è quello di poter essere più precisi nel posizionamento delle componenti protesiche. cioè di fatto noi riusciamo intraoperatoriamente a ricreare un'anatomia perfettamente congruente con quella che era l'anatomia del paziente prima del danno artrosico e quindi questo ci garantirà due cose. Innanzitutto una ripresa più rapida delle attività del paziente stesso, quindi i tempi di recupero sicuramente più rapidi rispetto a una tecnica convenzionale, ma soprattutto il posizionamento più preciso consente una maggior durata nel tempo del, dell'impianto e quindi supponiamo che le protesi potranno durare più a lungo negli anni. E questo è quello che oramai stiamo sperimentando quotidianamente. Abbiamo visto anche all'inizio, abbiamo proprio enunciato una, una notizia sì. insomma, che ci rincuora, no? un robot che ha asportato un tumore maligno a livello proprio renale. E già anche questo è un qualcosa che fino a poco tempo fa era comunque inimmaginabile. Le stiamo vedendo proprio insomma, la notizia, no, no, no. si sta sfruttando tantissimo anche la ricostruzione in 3D, giusto? Assolutamente, diciamo che questo è un inizio, secondo me. In campo ortopedico forse siamo arrivati dopo rispetto alla chirurgia. In campo di chirurgia generale, in campo di chirurgia urologica, il, il sistema da Vinci da anni oramai viene utilizzato in diversi centri. Anche nel nostro centro stesso. Utilizziamo utilizzano i nostri urologi il robot da Vinci. In campo ortopedico siamo arrivati dopo, ma stiamo recuperando. E, e Diciamo che i primi passi sono questi, ma già è in atto un perfezionamento della tecnica robotica e ci sono dei miglioramenti, dei software nuovi che utilizzeremo a breve e che ci consentiranno di migliorare ulteriormente le performance di questo tipo di, di macchinari. L'incidenza delle protesi naturalmente, lo ricordiamo, è maggiore soprattutto insomma nelle, nelle protesi del ginocchio, nella popolazione femminile, vero dottore? Sì, questo sicuramente per motivi ormonali. Sappiamo come la menopausa possa essere un fattore che per motivi ormonali indebolisce l'osso, soprattutto nel sesso femminile e quindi sicuramente dopo i 55-60 anni osserviamo una maggiore incidenza di patologia artrosica al ginocchio nell'ambito delle donne rispetto agli uomini. Naturalmente ha detto che siete arrivati un po' tardi rispetto alla chirurgia generale, però è anche vero bisogna riconoscervi dei meriti che siete il primo centro in Italia per la chirurgia ortopedica robotica mediante questo sistema robotico Navio. Ecco, ci può spiegare meglio che stiamo vedendo un po', insomma, di questo rullo di immagini anche in onda. Come funziona, insomma, questo robot Navio? Sì, come si vede anche dalle immagini. Di fatto eh. c'è quel manipolo che ecco, in quel momento io sto utilizzando che è Nelle mani del chirurgo e quindi è un sistema semiautomatico, il robot navio, e in cui vengono impostati nel computer nella pianificazione dell'intervento tutti i dati del paziente e tramite dei tracker che vengono applicati sia sul femore che sulla tibia. Il, eh, il robot è in grado di eh, eseguire una ricostruzione 3D del paziente stesso, della sua articolazione, e poi dopo aver impostato tutti i dati. Noi tramite quel manipolo andiamo esattamente a eseguire la, uh, la preparazione della sede in cui dovremo andare a impiantare la protesi, esattamente nella posizione che abbiamo scelto e che abbiamo valutato prima ancora di eseguirla. In qualche modo abbiamo un controllo a priori di quello che è il nostro intervento, già sappiamo quello che andremo a ottenere, già sappiamo quello che sarà l'articolarità del ginocchio, la sua stabilità, quindi, in qualche modo, è un sistema di controllo intraoperatorio della nostra attività stessa. E di qui quindi il vantaggio, sì. che addirittura voi riuscite, insomma quello che poi si vedeva in molti telefilm, addirittura pensiamo un attimo a Grey's Anatomy, no? tutte le ricostruzioni no? in 3D dell'operazione, cioè succede proprio questo, voi andate quindi a studiare ah. a priori l'intervento e poi le chiedo, dopo è teleguidato in maniera semiautomatica o comunque insomma voi siete lì e fa tutto il robot, giusto per spiegarlo anche al nostro telespettatore? Ma nel momento in cui si impostano i dati, cioè nel momento in cui noi decidiamo la taglia della protesi, decidiamo il grado di inclinazione della protesi stessa, poi il manipolo è nelle mani del chirurgo, ma il manipolo che in maniera assolutamente automatica va a eseguire la preparazione della, della, della sede in cui va impiantata la protesi. Quindi a quel punto è il robot stesso che esegue l'intervento. È chiaro che c'è un'interazione al momento della programmazione tra il chirurgo e la macchina per decidere quelli che sono i parametri più corretti. E qui viene il dato importante che necessariamente nell'utilizzo di questo dispositivo in particolare è necessario avere un'adeguata preparazione per poter ottenere i, i migliori risultati. Quindi ci si può affidare ma non del tutto, nel senso che è un aiuto, ma sicuramente l'esperienza del chirurgo nell'utilizzo di questo sistema in particolare rimane ancora fondamentale per ottenere i migliori risultati. Quindi in sostanza, ritornando un po' anche al discorso no? che è stato fatto proprio nel, nel nostro servizio, non si può assolutamente pensare che il robot mh, possa sostituire l'uomo o comunque il medico, può però no. aiutare. No, no, assolutamente, il robot è, è un validissimo aiuto, correttamente guidato sia nel campo della nostra chirurgia che nel campo della chirurgia generale però rimane fondamentale la uh, programmazione e quindi la, la preparazione dell'intervento da parte del chirurgo, senza la quale il robot, è chiaro, non sarebbe in grado da solo di impiantare una protesi. Però nel momento in cui diventa un nostro sistema di controllo, sicuramente eh, i vantaggi sono innumerevoli e li stiamo osservando quotidianamente anche negli studi che stiamo portando avanti da un punto di vista scientifico anche in, in collaborazione con altre sede europee dove già utilizzano questo sistema navio e che sono in contatto diretto con noi, nel raccogliere appunto i dati della, della casistica che stiamo portando avanti. Per quanto riguarda andando un po' nel dettaglio no? di questa uh, insomma, chirurgia comunque ortopedica, e ho notato anche nel comunicato stampa che, insomma, che voi avete fatto, perché interessa questo anche a non siete i telespettatori, che questo robot viene impiegato principalmente per le protesi del ginocchio, sia totali che parziali. Mi può dire qualcosa anche a riguardo? Assolutamente. E diciamo che oggi il ginocchio viene diviso in tre compartimenti: abbiamo il compartimento mediale, il compartimento laterale e la femorotulea. Fino a qualche anno fa, l'unico strumento che noi avevamo per poter risolvere le problematiche artrosiche del ginocchio era la protesi totale di ginocchio, cioè indipendentemente dal danno di un compartimento rispetto all'altro, si andava a sostituire l'intero ginocchio. Oggi le protesi parziali stanno prendendo sempre più piede. Perché ci consentono di andare, per esempio, a rivestire soltanto il compartimento interno, solo il compartimento esterno, solo la femoroturia, cioè riusciamo realmente a dare al paziente una risposta un po come un menu alla carte, cioè di decidere per il singolo paziente quella che è la soluzione più idonea alle sue richieste e alle sue esigenze. E questo anche perché è cambiato il paziente negli ultimi anni, mentre una volta il paziente arrivava alla protesi di ginocchio quando praticamente quasi non riusciva più a camminare e quindi lo vedeva come una soluzione per poter svolgere le più semplici attività della vita quotidiana e nulla di più, oggi il paziente che arriva anche a dover eseguire un intervento di questo tipo ha delle aspettative alte di poter tornare a fare un'attività di relazione normale, un po' di attività sportiva. Eh, quindi eh, sicuramente, eh, soprattutto l'utilizzo delle protesi parziali, ci consente in questi casi di garantire al paziente una piena ripresa della funzionalità dell'articolazione e quindi di consentirgli di riprendere a fare tutte le attività che prima eseguiva eh, senza, senza avere più dolore. Ecco uno dei vantaggi fondamentali che abbiamo visto anche nella notizia che abbiamo citato prima appunto dell'asportazione eh, di un tumore maligno al rene addirittura addirittura una bambina di 4 anni senza rimuovere l'organo, tra i vantaggi si possono sottolineare anche la minore invasività, pensiamo anche a tutte quelle pratiche di chirurgia laparoscopica citate insomma anche, anche prima e soprattutto la minore invasività e anche la minore possibilità di dover restare poi con delle cicatrici giusto? Certo, è chiaro che, come proprio nel, utilizzando questo sistema che utilizza una piccola fresa che va all'interno del ginocchio a creare l'alloggiamento della protesi, anche l'incisione che noi dovremo andare a eseguire è sicuramente meno invasiva, ma anche in tutti i tessuti vengono maggiormente rispettati. Quindi, questo vuol dire cosa? Vuol dire una minor perdita di sangue. Vuol dire un minor dolore nel post operatorio, vuol dire tempi di ricovero più rapidi. In seconda giornata, un paziente che fa una protesi monocompartimentale è in grado di andare a casa con le proprie gambe, aiutandosi sicuramente con le stampelle per le prime due settimane. Ma sicuramente sono vantaggi oramai alla portata quotidiana dei nostri pazienti. Secondo lei in Italia andando a vedere soprattutto per quanto riguarda l'ambito anche ortopedico delle protesi l'applicazione della tecnologia soprattutto in questo tipo di operazioni è ancora un campo da esplorare o comunque si stanno facendo dei grossissimi passi avanti? No, i passi avanti sono costanti diciamo che ci sono ancora delle resistenze soprattutto forse da una generazione di ortopedici un po' più, più grandi <ride> e... Che tipo di resistenze, sì. giusto? Diciamo, così almeno lo spieghiamo. Ma no, resistenze nel senso che magari chi ha qualche anno in più non ha questa predisposizione a utilizzare questi mezzi tecnologici e quindi in qualche modo non, non, non li ritiene ancora pronti per l'uso. Ma in realtà io ritengo che sia una tecnologia che a breve diventerà assolutamente quotidiana, un po' in tutti i centri. Qui da noi già oggi abbiamo un centro di insegnamento, abbiamo gli specializzanti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore qui di Roma che vengono da noi proprio per apprendere questo tipo di tecnologie e quindi per poterle poi anche loro portarle nella loro pratica clinica. E quindi io penso che sia sicuramente il presente in alcuni centri selezionati, ma ritengo che sarà il futuro un po' dappertutto. Anche perché poi qualsiasi tecnologia nel momento in cui dimostra di dare, come sta dimostrando di dare, dei vantaggi rispetto alle tecnologie più tradizionali, inevitabilmente è destinata a prendere il sopravvento, il sopravvento rispetto ad altre tecniche nel tempo. Sicuramente, dottore, l'eccezionale momento storico che stiamo vivendo, l'emergenza da coronavirus, ci ha proprio fatto capire quanto l'utilizzo della tecnologia, pensiamo alla telemedicina, sia in qualche modo fondamentale per affrontare una riconversione molte volte totale che c'è stata, pensiamo del pronto soccorso, pensiamo insomma a una riconversione totale del sistema sanitario all'emergenza Covid. Ecco, le chiedo eh, giustamente, perché come faccio sempre, quali sono state le ripercussioni di questa pandemia anche in quelle che sono per esempio le operazioni chirurgiche a livello di protesi di ginocchio, ma in generale nell'ambito ortopedico. Ma indubbiamente c'è stato un rallentamento legato proprio all'occupazione dei posti letto da parte dei malati Covid e quindi da una riduzione delle disponibilità delle sale operatorie e dagli spazi per i pazienti. Noi, per fortuna, come Ospedale San Carlo, siamo riusciti sempre a mantenere un livello di attività eh, abbastanza elevato, e questo perché non siamo mai diventati centro Covid. E questo ci ha in qualche modo tenuti un pochino al riparo dalle difficoltà che però sono state tangibili in, tutti, in tutte le altre strutture pubbliche. Indubbiamente in questo momento si sta riprendendo un'attività direi abbastanza normale, per fortuna gli ospedali, i reparti Covid si stanno svuotando sempre più e quindi si spera nel più breve tempo possibile di tornare anche a una normalità anche nelle nostre attività della vita quotidiana. E cosa che speriamo tutti ovviamente. Ha rallentato in qualche modo, questo chiedo sempre come conferma, tutte le operazioni di screening, non solo per il vostro operato, ma anche la paura del paziente comunque di recarsi in ospedale? Assolutamente sì, cioè, in generale i pazienti per un periodo sono stati molto spaventati, hanno visto l'ospedale come un luogo da evitare a tutti i costi e quindi anche a quel punto il dolore al ginocchio o qualsiasi altro dolore ovviamente passava in secondo piano di fronte alle giustificate paure dei pazienti che quindi hanno in qualche modo ritardato la, il, di affrontare questi, questo tipo di problemi. Quindi c'è stato sicuramente un rallentamento generale, assolutamente. Noi ci auguriamo che quindi innanzitutto ci, eh, ci siano anche dei passi avanti, che si esplorino anche altri campi, adesso stiamo parlando della chirurgia ortopedica, ma ci auguriamo insomma che la tecnologia possa poi arrivare attraverso la, la robotica anche in altri campi. Le chiedo, secondo lei dov'è ancora quel campo della sanità o della chirurgia, facciamo anche questo, la chirurgia, dove è più difficile immaginare ancora l'utilizzo del robot? Ma ah, io devo dire che adesso dopo questo anno di, di collaborazione con il robot, no? perché è diventato un mio collaboratore, eh. pe penso che assolutamente non vi sia campo della chirurgia in cui in futuro il robot non entrerà prepotentemente come aiuto e poi anche con un, un utilizzo sempre maggiore. Quindi non vedo delle difficoltà in questo senso. E penso che oggi si stia lavorando proprio in questo senso: cioè di rendere quanto più possibile una tecnologia che una volta era difficile, oggi è diventata sempre più semplice e di facile utilizzo. Eh, garantire al, al chirurgo un supporto nella sua attività e garantire al paziente in qualche modo una garanzia sempre maggiore di un risultato chirurgico migliore. Secondo me sono due, due elementi vincenti che, da cui non ci potremo sottrarre nel prossimo futuro e quindi penso che il robot in qualche modo ci farà sempre più compagnia. Allora in bocca al lupo dottore, a tutta la sua Crepe. equipe e al suo collaboratore Grazie. Navio giustamente. <ride> Grazie. In bocca al lupo, giustamente la lascio credo. lavorare perché insomma, H24 avete sicuramente tantissimo eh, da fare. Ci rivedremo alla prossima, magari ci porterà Navio. Come no, la prossima volta lo porto con me. <ride> Grazie mille, dottore. Alla prossima, ricordiamo. Ringrazio, Grazie. dottor Mario. Tartarone, direttore del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia all'Ospedale San Carlo di Nensi, che è uno proprio dei centri di riferimento. Sia, l'avete sentito, innanzitutto per andare a istruire i nuovi medici, quindi gli specializzanti nell'utilizzo della tecnologia e soprattutto dell'ortopedia robotica e nell'altro è uno dei centri di riferimento quindi non solo come polo di formazione ma anche centri di riferimento proprio per la chirurgia robotica lo ripeto, oltre 200 interventi di chirurgia robotica protesica per l'impianto del ginocchio stiamo facendo dei grossissimi passi avanti e una mella non poteva insomma, non seguire l'attualità e raccontarvi ancora una volta questo passo avanti importantissimo insomma questo, questo punto in più della nostra sanità bisogna ogni tanto soffermarci anche su quelle, sulla ricerca, sull'importanza della ricerca, ma soprattutto soffermarci su quello che la sanità italiana sta facendo e su cosa si sta investendo. E la tecnologia è uno di questi campi che naturalmente sta portando avanti una grossissima rivoluzione nell'ambito sanitario. Io vi ringrazio per avermi seguito ancora una volta qui questo pomeriggio insieme con una mela al giorno, ricordo comunque gli appuntamenti di una mela al giorno, ogni martedì alle 21.30, ogni giovedì alle 16.30 e ogni venerdì alle 16.30 vi faremo compagnia cercando insomma di raccontarvi l'attualità dal punto di vista insomma sanitario e continueremo naturalmente a seguire anche l'emergenza da coronavirus. Se vi siete persi comunque qualche puntata c'è un canale YouTube, una bella playlist e potete andare insomma a recuperare tutte le puntate di oltre che vi terremo sempre aggiornati nei nostri appuntamenti attraverso le storie sul nostro canale Instagram Cusano Italia TV e anche sul nostro canale Facebook. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberta Sia, se rimanete comunque connessi sul 264 del digitale terrestre perché abbiamo ancora tanto altro da offrirvi.